Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Lo sguardo inclina per i peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ci troviamo insieme su questa spiaggia dopo aver fatto un breve percorso di pellegrinaggio. Un pellegrinaggio direi quasi all'inverso. Siamo partiti dalla chiesa per arrivare sulla spiaggia, il luogo simbolo dell'estate. Quindi un pellegrinaggio verso i luoghi di vita dove le persone normalmente vivono. E vogliamo dire con questo gesto che la Madonna, che è la Madre di Dio e che è nostra Madre nell'ordine della grazia, la Madonna ci accompagna sempre, come fa una brava mamma. Ci accompagna sempre, dovunque siamo, ci custodisce e viene in aiuto della nostra debolezza, come fanno le mamme. Quando i figli sono nella prova, allora la mamma è lì a fianco ai figli, custodisce i figli, abbraccia i figli. Ecco, noi siamo qui, alcuni sicuramente di Policoro, ma tanti altri di voi provenienti da altre parti dell'Italia e della Basilicata. Siamo qui come comunità cristiana, ma anche come comunità civile. Salutiamo il signor sindaco, veramente ha fatto, diciamo, è da poco sindaco, e quindi questo
almeno per me, il primo gesto che compio pubblicamente con il nuovo sindaco, al quale facciamo gli auguri di buon lavoro, sapendo una cosa, che il lavoro sinergico delle istituzioni a favore del bene di tutti è la condizione prima per promuovere una qualità della vita alta in ogni ambiente. Ecco, noi ci troviamo qui sulla spiaggia, simbolo di Policoro, in un certo qual modo, ma con la Madonna, protettrice e patrona di Policoro. Le parrocchie nostre, oltre a San Francesco, sono veramente, diciamo, devote della Madonna. Ebbene, affidiamo, signor Sindaco, il tuo, mi permetto di dire, il tuo lavoro amministrativo alla Madonna, e affidiamo tutta la comunità alla Madonna, e vogliamo metterci nell'atteggiamento dei figli. I figli che amano la madre, vogliono bene alla madre, si fidano della madre e si affidano alla madre, che è la madre di Dio. A Dio, che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo, a Lui chiediamo perdono dei nostri peccati. Misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo, in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie il travaglio del parto. Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re invaghito della tua bellezza, e lui il tuo signore, rendigli omaggio. Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.
dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Un solo pensiero che possa aiutare ciascuno di noi a vivere in profondità questo momento spirituale. Questo è un momento spirituale, non è una manifestazione. Abbiamo detto prima che è un pellegrinaggio. Pellegrinaggio verso il luogo dove d'estate si vive per lo più, verso il mare. Seguendo Maria, perché la Madonna precedeva tutti noi, seguendo Maria alla scuola di Maria. Cosa ci dice la liturgia di oggi? Che la Madonna è stata assunta in cielo, in anima e corpo. Vale a dire, il corpo di Maria non ha conosciuto la corruzione del sepolcro. Quindi Maria è stata portata in cielo,
da Dio che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. Questo è un privilegio di Maria, così come privilegiata è stata Maria all'inizio, nel suo concepimento, perché è stata concepita senza peccato originale. Allora un privilegio all'inizio e un privilegio alla fine per Maria. Come mai questo? Per la sua missione, perché Maria ha avuto la missione di permettere a Dio di diventare uomo. Cioè il sì di Maria ha permesso a Dio di prendere la carne e quindi di venire incontro a noi, di farsi toccare, farsi mangiare, farsi accarezzare, farci compagnia per sempre. A Dio ha dato questa possibilità di incarnarsi e a noi ha dato la possibilità di vedere il nostro Dio, quel Dio così desiderato dal nostro cuore. È possibile vederlo, è possibile cibarci di Dio nell'Eucaristia. Allora Maria, assunta in cielo, dentro questo rapporto privilegiatissimo con Dio. Però questo privilegio di Maria è anche nostro. Perché? Perché all'inizio, con il battesimo, noi siamo diventati nuove creature. San Paolo ci dice che con il battesimo siamo proprio noi che viviamo, ma non più noi. Sono io, ma non più io. Perché? Perché la mia sostanza è Cristo stesso. Perché con il battesimo io sono stato inserito in Cristo, reso un altro Cristo. Chiunque di noi, ogni battezzato, diventa un altro Cristo. E se diventa un altro Cristo vuol dire che è reso partecipe della vita di Cristo. A immagine di Dio siamo stati fatti e quindi resi partecipi della vita di Dio, che è vita eterna, che non è vita a tempo. Ecco perché alla fine dei nostri giorni sono i giorni terreni, sono i giorni della carne, non sono i giorni della vita che finiscono. La nostra vita non finisce mai. Noi siamo fatti per l'eternità, partecipi di una vita eterna. Ecco allora, come Maria, nuove creature, come Maria, la nostra patria è il cielo e non la terra. E la liturgia più volte ci fa pregare così, che mentre noi viviamo in questo mondo, mentre noi camminiamo sulle strade del mondo, il nostro sguardo deve essere fisso lì dove la vera gioia, cioè in Cristo. Ecco, perché quella è la nostra patria. Qui siamo ospiti e pellegrini, ci fa dire la liturgia. Ospiti, non è questa la nostra patria. Pellegrini verso la patria che è Cristo stesso, cioè il paradiso. E allora, il gesto di questa sera è un gesto di grandissima consolazione. Mentre spesso siamo affannati dalle cose della vita, e diciamolo pure, mentre spesso diamo troppa importanza alle cose della vita, per cui facilmente ci esaltiamo, sembriamo bravissimi, alcune volte sembriamo super donne, super uomini, no? Poi arriva il Covid e ci fa capire che siamo fragili, fragili, fragili. Oppure altre volte ci abbattiamo indebitamente, basta una sconfitta, basta semplicemente un'incomprensione e uno va in crisi e sembra che non serve più a niente. E invece no, noi siamo importanti per Dio, ma realmente importanti per Dio. E Dio si compiace della nostra vita, Dio si compiace di noi. Ecco, noi viviamo dentro un avvenimento di amore. Siamo guardati con benevolenza da Dio anche attraverso la madre sua, che è diventata anche madre nostra per il battesimo. Ecco allora, il gesto di questa sera ci dice: non vi preoccupate di quello che accade oggi, tanto è dall'inizio che ci sono state le guerre, è dall'inizio che i fratelli si sono ammazzati.
È vero o no? Caino e Abele hanno iniziato così. È dall'inizio che hanno pensato che erano super donne e super uomini. Adamo ed Eva hanno fatto questo peccato qui. Quindi noi non è che siamo migliori di Adamo ed Eva. Però c'è una grande speranza. La grande speranza è nel dono del battesimo, lì c'è tutto, nel dono del battesimo che ci permette di guardare in alto e di lì prendere la vera gioia per ognuno di noi. Tocca a noi, con la nostra libera scelta, o meglio, libera risposta a Dio che ci ama, corrispondere a questo amore. Ecco, la Madonna è manifestazione di questo amore e ci aiuta a rispondere con amore all'amore che Dio riversa verso di noi. Ecco, questo ci auguriamo reciprocamente e di questo dobbiamo essere certi, certi che Dio ci ama. Oh, sentirsi amati, sapere che siamo amati è una grande notizia. Almeno la Madonna e Dio ci amano. Di questo amore possiamo essere certi, questo amore ci può bastare per essere veramente felici. Adesso professiamo la nostra fede e diciamo: credo in un solo Dio, Padre, del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Che Maria Santissima contempla riflessa la propria immagine, perché attraverso la sua opera apostolica educhi i suoi figli alla verginità del cuore, alla sponsalità della dedizione e alla maternità dell'amore che genera e rinnova la vita. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i sacerdoti, i missionari, i consacrati, i catechisti che annunciano il Vangelo della vita in terre difficili e povere, non manchi mai loro il conforto e la preghiera di tutta la Chiesa e trovino cuori assetati di Dio e aperti alla bellezza del messaggio evangelico. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i responsabili delle nazioni, perché a imitazione di Maria Santissima siano attenti e solleciti nel perseguire il bene comune e nel custodire la dignità umana. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per quanti hanno smarrito la gioia di vivere a causa degli eventi della propria storia e delle contraddizioni della propria vita, perché ritrovino il desiderio del cammino e la speranza della meta. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per noi qui riuniti, perché riconoscendo in Maria il modello autentico e ideale dell'umanità redenta, siamo attratti dal suo esempio e sostenuti nel pellegrinaggio della fede verso la nostra piena statura e maturità. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Accogli, oh Padre, le preghiere che ti offriamo per l'intercessione di Maria Santissima, Madre del tuo Figlio, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode e per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore
aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nella testa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore,
in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Cristo con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con il battesimo siamo diventati figli di Dio, ma anche fratelli fra di noi, figli dello stesso Padre al quale ci rivolgiamo con cuore filiale dicendo insieme: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In questo momento ci scambiamo la pace senza darci la mano, per i motivi che sappiamo, sintonizzando però il nostro cuore con tutti coloro che conosciamo, sia gli amici che quelli verso i quali abbiamo qualche problema. Il cuore pacificato è la condizione di una società pacificata. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, sono lì a partecipare alla tua mensa, ma risultando la parola che io sarò osservato. Per la distribuzione della Santa Eucaristia ci saranno 2 minuti.
preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Riceviamo adesso la benedizione del Signore e questo gesto così semplice dice una realtà profondissima. Quando il Signore ci benedice, vuol dire che dice bene di noi, e non solo dice bene di noi, ma si compiace di noi. Cioè sapere che c'è uno che si compiace della nostra vita. Guardate bene, così com'è, senza chiederci niente in cambio, perché noi umani spesso diciamo io ti voglio bene a patto che. Invece il Signore no, dice mi piaci come sei, potresti anche essere un po' meglio, potresti anche migliorare un po', e non guasta se uno migliora. Però nel frattempo so che io piaccio al Signore e che ognuno di noi è accolto e amato così com'è. Questa è veramente una garanzia, sapere che almeno uno nella vita non ha una pretesa su di te. È un miracolo, eh? È veramente... non diamolo per scontato questo. È un miracolo che c'è uno che non ha nessuna pretesa su di noi e che ci ama soltanto. Bene, riceviamo la benedizione del Signore. Auguro veramente una bella serata a voi e una buona continuazione delle vacanze a chi si trova qui per fare vacanza. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Grazie a Dio. Tutto a Monsignor Vescovo per la sua presenza in mezzo a noi. Ci ha consegnato una parola, la parola speranza, viviamola nella nostra quotidianità. Ecco, un ringraziamento e un saluto al Sindaco. E già stamattina al processione in barca pure è stato presente con noi con la Madonna, e questa sera ecco alla processione diciamo via terra. E un ringraziamento alle istituzioni militari, quindi alla Polizia di Stato, Polizia Locale e la Capitaneria di Porto, a chi ci ha permesso ecco questa mattina di poter fare la processione con la barca, quindi a Sigismondo Mangialardi che ce l'ha donata per la processione, e un ringraziamento al coro, ai ministranti, ecco a tutti voi che con fede ecco da stamattina fino a stasera avete partecipato a questo nostro incontrarci attorno a Maria. Adesso concludiamo la serata con i fuochi in acqua, quindi verso la stiva, ecco, mi sembra che c'è la spiaggia libera, e su quella spiaggia libera possiamo ecco, vedere un po' i fuochi pirotecnici e concludiamo la festa in questo modo. Quindi grazie e buona serata a tutti.